perché abbiamo tassativamente dobbiamo finire alle 9. Allora, io presento brevemente, sono Riccardo Soriano, 22 anni, faccio parte di Fuori Fuoco, collettivo giornalistico di Como, su cui non mi dilungherò molto, e siamo qui oggi in un evento che abbiamo deciso di chiamare Como, ancora una città di confine. Perché? Perché noi riteniamo che in un certo senso Como sia e rimanga e continui ad essere una città di confine, inconsapevole di essere in un certo senso, e quindi sentiamo che sia giusto gettare luce su questo tema, e per farlo con il metodo che ci contraddistingue, che è quello di unire un po' gli aspetti globali, generali, a quelli locali, abbiamo deciso di organizzare, su invito insomma di Alta Economia, l'Associazione Scalabriniana di Cooperazione allo Sviluppo, questo invito. Presento brevemente gli ospiti, alla mia destra e alla mia sinistra. Irene Segone, che è operatrice dell'Associazione Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo. Duccio Facchini, direttore responsabile di Alta Economia. Davide Pignata, che collabora con l'Associazione Scalabriniana di Cooperazione allo Sviluppo. Invece alla mia sinistra, Don Giusto della Valle, che insomma è un punto di riferimento massimo in città per il mondo dell'accoglienza, e Fabio Cani, storico e portavoce, stasera in veste di portavoce di Como Senza Frontiere, la rete Como Senza Frontiere. Ora, da cosa prendiamo le mosse? Prendiamo le mosse da un reportage che hanno pubblicato sull'ultimo numero di Alta Economia Irene e Davide su respingimenti alla frontiera Ponte Chiasso tra Italia e Svizzera, perché diciamo vorremmo partire da un dato che poi insomma approfondiremo, da cui partiremo per approfondire, che è quello proprio dei numeri dei respingimenti al confine tra Italia e Svizzera nei primi 4 mesi di quest'anno, che ammontano a 1341, che sono il numero più alto registrato in tutta la penisola sostanzialmente, per tornare un po' al discorso che dicevamo prima di città di confine, no? Inconsapevole di esserlo. Io comincerei un po' però a chiedere, questo è il dato da cui partiamo, di inquadrare più nello specifico l'articolo, e chiederei a Davide. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Si sente? Sì, si sente. Prova. Meglio? Sì, così meglio. No. Sì. Ecco, grazie per questa introduzione. Appunto, la scrittura di questo articolo e la presentazione dell'articolo è un po' un espediente per poter parlare di Como come zona di frontiera a Como. Perché? Perché appunto insieme a Irene nei mesi scorsi siamo stati su entrambi i lati del confine svizzero-italiano, quindi sia dalla parte svizzera sia dalla parte italiana, e la cosa che è emersa e che abbiamo anche cercato di far emergere dall'articolo è che questa frontiera si conferma una zona di passaggio e di respingimento. Di passaggio per le persone transitanti, no? Che arrivano in Italia da varie zone e confluiscono poi in questa zona di frontiera. Magari mi alzo così mi vedete, forse è meglio. Mi sentite un po', sì? Un po' caotica la situazione, scusate. Quindi dicevo, una zona di passaggio e di respingimento. Di passaggio perché diciamo dal 2023 sembra che questa zona sia la più battuta dalle persone che arrivano dalle varie diramazioni della rotta migratoria balcanica, e soprattutto appunto dai primi mesi del 2023 le persone in movimento che appunto arrivano a Gorizia, a Trieste, a Udine sembrano molto più passare appunto dopo aver passato Milano in questa zona di frontiera, molto più che Ventimiglia o Ulx, quindi le frontiere tra Italia e Francia, per dirigersi appunto nei paesi del nord dell'Europa. Ok, quindi dicevo, un contesto di frontiera di passaggio, ma non solo di passaggio, un contesto di frontiera di respingimento, perché appunto, come accennava Riccardo prima,
i numeri, i dati relativi ai respingimenti su questo confine sono molti, molto alti. In gergo tecnico, qui su questo confine non si parla di respingimenti, ma di riammissioni attive e passive, ovvero di pratiche operate dalla polizia contro le persone straniere incontrate appunto in un contesto nazionale, che vengono considerate irregolari, per cui riammesse in un confine, in un paese limitrofe. Queste riammissioni su questo confine avvengono grazie a un accordo siglato tra i due paesi, Italia e Svizzera, nel 1998, che però non è mai stato ratificato dal Parlamento italiano. Siamo riusciti appunto ad ottenere i dati sulle riammissioni passive e attive su questo confine grazie ad una richiesta di accesso civico al Ministero degli Interni. Appunto, i dati sono eloquenti: 1341 persone riammesse dall'Italia alla Svizzera nei soli primi 4 mesi dell'anno 2023, un po' a conferma dei dati che già erano pubblicati da Altra Economia a febbraio di questo anno, che relativamente al 2022 inquadravano questa frontiera come quella dove avvenivano il più grande numero di riammissioni rispetto a tutti i confini italiani. Basti pensare che nel 2020, che è l'anno di picco delle riammissioni dall'Italia alla Slovenia, nell'arco di tutto l'anno erano state registrate 1210 riammissioni in tutto l'anno. Qui, nei soli primi 4 mesi dell'anno, 1341. Per quanto riguarda il settore terrestre, proprio di Como Ponte Chiasi, questi sono i numeri. Le nazionalità più rilevanti appunto delle persone riammesse sono il 40% delle persone riammesse sono di nazionalità afghana. Appunto caduto pochi giorni fa l'anniversario dei 2 anni della presa di Kabul da parte dei talebani. Il 15% delle persone riammesse in questi primi 4 mesi dell'anno è di origine siriana e il 5% di origine curdo-russa, per cui diciamo 2/3 delle persone riammesse proviene da un contesto di conflitto, appunto Kurdistan, Afghanistan e Siria. Per cui appunto il mancato accesso all'asilo è un problema, no? E questo già lo rilevava nel 2016 ASGI nel report che aveva scritto, quindi l'ostacolo all'accesso all'asilo come uno dei motivi per delineare appunto i profili di illegittimità di queste delle riammissioni che avvengono su questo confine. Non c'è solo questo motivo, ci sono altri motivi di illegittimità delle riammissioni che avvengono su questo confine, ma non mi dilungo su queste parti più tecniche. Solo appunto concludo dicendo che nel 2016 ASGI scriveva questo report in un momento molto caldo, no, della città, dove 500 anche forse più persone erano costrette ad accamparsi nei pressi della stazione di Como. Attualmente sembra che la situazione in città sia molto diversa, poi sentiremo le voci di Fabio Cani di Como Senza Frontiere, di Don Giusto rispetto a ciò, però da quanto ci è parso le dinamiche di respingimento sono simili e sono simili appunto anche le violazioni del diritto che accadono tutti i giorni qui vicino a noi, per cui ecco ci sembrava importante parlare proprio di quello che accade qua, appunto in un contesto dove le riammissioni sembrano più invisibili ma ci sono. Allora proviamo a dare un po' più di visibilità a quello che accade appunto a pochi passi da noi.